L'Associazione Culturale del Circolo de Lucchetta sta per compiere 20 anni e ci avviciniamo a una data importantissima, e noi da 20 anni, come questa sera, vogliamo trasmettervi il clima di entusiasmo che da sempre avvolge le iniziative dei nostri giovani e delle famiglie che li accompagnano. Prima di entrare nel vivo dello spettacolo è doveroso ringraziare chi ha patrocinato questa serata, che ci dà la possibilità di farvi passare qualche ora diversa dalla solita routine quotidiana. Ringraziamo l'amministrazione comunale, la famiglia De Angelis e quanti dietro le quinte stanno lavorando perché tutto si svolga al meglio. Le sarte, le parrucchiere, chi ha curato le musiche e tutti quanti che voi non vedete ma che dietro di me stanno preparando i vari pezzi e i vari balletti che fra poco vedrete. È doveroso fare intervenire il padrone di casa, il signor De Angelis, al quale rivolgeremo brevi parole. Prego, un applauso al signor De Angelis. Signor De Angelis, buonasera. Noi tutti la vogliamo ringraziare per la sua cortese ospitalità, però non possiamo che sottolineare questi talenti che stasera lei ha voluto ospitare su questo palco. Primo fra tutti un giovane talento che forse a noi ci è sconosciuto e sicuramente sarà sconosciuto anche a lei. Un talento che sta suonando dietro quel piano delle note bellissime che stanno già allietando il nostro pubblico. Lei ci vuole dare un suo personale giudizio su questo giovane che è seduto lì dietro, se lo conosce, se sa qualcosa? Innanzitutto io voglio complimentarmi per queste grosse iniziative culturali al cui il vostro circolo si sta interessando. Per quanto riguarda il mio giudizio per questo giovane, secondo me, ecco, gli faccio gli auguri per continuare in questo modo, migliorandone sempre le proprie possibilità, e credo che sia mio figlio, ma non sono sicuro che sia mio figlio. Io ho cercato di rispondere nelle tue domande, penso in un modo molto semplice, penso che possa essere sufficiente, grazie. Un applauso al signor De Angelis, che di gusto ha colto le battute e lo spirito di questo spettacolo. Signori, sta arrivando uno dei più grandi, ma che dico grandi, immensi presentatori che noi abbiamo mai potuto avere in questa zona. Io personalmente non ho avuto ancora un modo di incontrarlo perché è appena arrivato con l'aereo, ma mi hanno detto che è il nuovo Pippo Baudo del terzo millennio. Signori, accogliamolo con un grande applauso. Buonasera, buonasera. Eccomi qua, io sono il vostro Pippo Baudo nazionale. Eccomi qua. Come Pippo Baudo? Pippo Baudo. Vi chiedo umilmente scusa, guardate, io avevo detto Pippo Baudo, Pippo Baudo. Che Pippo Baudo? Ma quale Pippo Baudo? E che mi manca per essere Pippo Baudo? Ma che trigogna mi fa fare? Mi sembra, scusate, che la cravatta c'è, giusto o no? Sono...
dovessi vergognare. Ma comunque, guardate, io non voglio dare giudizi affrettati, ve lo chiedo a voi. È lui il grande Pippo? Lui il grande Pippo? Ecco, bravo, pigliate questo. Grazie. Iniziamo. Allora, signori, buonasera a tutti. Vogliamo iniziare questa bella serata insieme a dei ragazzi che si sono impegnati durante tutto l'anno, hanno preparato per noi dei bellissimi balletti. E uno di questi primi balletti è appunto diretto dalla maestra Rita Russo. Scusate l'interruzione, ma è doveroso dire una cosa. Questo qua intanto non è Pippo Baudo, e in più si è dimenticato una cosa importante. Ma quelli del presentatore non è lui, ma Fernando. Non sono certo una ballerina, perché stava annunciando i ballerini, però come presentatrice sarò sicuramente un pochino meglio. Quindi segui l'esempio di Claudio. Che stai facendo? È una mezz'oretta di vergogna. Bravo, facciamogli un applauso che se lo merita proprio. Scusami. La prima toppa della serata. Abbiamo iniziato proprio. Ma devo leggere i nomi perché non li ricordo. Allora ballano Lores, Sabrina, Stefania, Rita, Melina, Maria Filomena e Francesca. Vogliamo farle un bel applauso? Pager and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Tears don't go to what you got.
right, my fans. This will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
veloce correva, la dolce estate era già incominciata, vicino lei sorrideva, vicino lei sorrideva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapevi che c'era la morte, quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha uccisa, quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita. Dopo il silenzio soltanto è regnato, tra le macerie contorte, sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte, ma ti ha incontrato la morte. Place where we'll be safe.
cuore resterà. And hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, let this be our prayer. Quanta fede c'è. Faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family.
keep on surviving. Yakalarsan
just to live for all that I can give, the spark that makes the power grow. And I will stand for me, treat me if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow.
vedere, perché forse sei un pochino nascosto e non di vero. Gli facciamo un grosso applauso, ma veramente grosso ci vuole, Adesso Aldo ci farà ascoltare un pezzo inedito, un pezzo che ha scritto lui, che non ha fatto ascoltare a nessuno, e noi siamo lieti di essere i primi in assoluto. Capirai.
Bravissimo, bravissimo. There's a blade by the bed.